potere in un partito laburista. La parola chiave era proprio laburismo, e questo articolo è del 15 ottobre del 1980, è la stessa data, a distanza di di poco tempo dalla morte di Longo, no? E anche qui, no? Che strane coincidenze, esce questo articolo che dice sta roba e Longo, che era ovviamente un oppositore di progetti di questo tipo, muore. La cosa ulteriormente preoccupante è che ritroviamo di nuovo un'ulteriore presa di posizione in questa direzione quando viene interrogato, dopo la strage di Bologna, Francesco Pazienza, l'uomo del cosiddetto Super Sismi, e questa persona davanti ai giudici afferma che lui era portatore di un progetto per spaccare il Partito Comunista. Questo progetto doveva creare con soldi americani un partito filo-sovietico in Italia. Cioè, vi rendete conto? È scritto proprio letterale, scritto nel libro. E questa cosa è agli atti del processo di Bologna. Si chiama proprio così, operazione, no, spaccare, spaccatura del PC. Porca miseria. Pazienza dice questa cosa, cosa vuol dire pagare quei soldi della CIA a un partito filosovietico? Quindi un partito che avrebbe avuto i rapporti con l'URSS, ovviamente se era filosovietico era, no? Quindi vuol dire che, ragionando freddamente, che molto probabilmente per loro l'Unione Sovietica non era più un problema. Se questo partito doveva avere rapporti con l'URSS, vuol dire che la controllavano, perché se no mica fai costruire un rapporto, non vai a rafforzare un'area, no, a te avversa. Ma non solo, ma fa i nomi anche della persona con cui deve mettersi in contatto, e questa persona è Cossutta. Allora, ragazzi, non è mica stata smentita sta cosa. Biagi intervista Cossutta in una trasmissione televisiva che faceva nell'85, che si chiamava, mi scuso il nome, comunque in questa trasmissione, comunque nel libro c'è, e dice, gli chiede Biagi, ma è vero che lei incontrava Pazienza e quindi incontrava uno dei servizi segreti e stava organizzando ste robe? E non dice, ma sì, un paio di volte è venuto a trovarmi, cioè, non ha smentito, ha confermato. Pazienza parla di 4-5 incontri, spiega anche dove, com'è, e lui sta molto più sul vago. Però il fatto è che Cossutta era referente di un obiettivo preciso da parte dei servizi atlantici. Appunto, di questa capacità manovriera e di questo modo, certamente certi uomini del nostro paese non potevano non sapere. Un uomo come Cossiga, che è riconosciuto come un uomo capace, no? Che si è incavolato molto quando Andreotti ha fatto uscire la gladio, la lista dei gladiatori, no? La lista parziale dei gladiatori, e Cossiga si è inalberato, perché Cossiga con la gladio ci ha avuto a che fare, rapporti stretti. E difatti, se noi ragioniamo sulle false bandiere, scopriamo che ad esempio uno dei massimi dirigenti, no, di Lotta Continua, Adriano Sofri, che anche lui uno di quelli che scrive su tutti i giornali, no? No? Della borghesia oggi, si trova a braccetto in strettissimi rapporti. Io non ho mai visto un comunista abbracciarsi così calzamente Cossiga, proprio, sai. Dico, queste sono Sofri, Cossiga. Adriano Sofri con Cossiga, Francesco Cossiga. Ma non è finita. Allora, altro personaggio famoso, no? Altro personaggio famoso anticomunista, no? Viscerale, era il famoso Toni Negri di Potere Operaio e dell'Autonomia. Bene, anche lui, come vediamo, calorose strette di mano nei confronti di chi di gladio si intende, no? E questa cosa la dice lunga, insomma, io rapporti con questi personaggi non ne ho mai intessuti, e nessuno dei miei vecchi dirigenti
si è mai permesso di fare altre cose. Ma non solo, ma poi ci sono proprio delle cose strane che fanno capire a quale mondo appartengono questi personaggi. E lo fanno appunto utilizzando simbologie. Bene, questo è il giornale, un settimanale che usciva tempo fa, si chiama Soprattutto, che era edito dalla Rizzoli, dove si vede Toni Negri che saluta in questo modo, no? Vedete questo? Cos'è questa? È una bella livella, ragazzi, per chi se ne intende di simbologia, ma poi non solo, ma poi si manifesta in un modo un po' satanico anche, in una foto un po' più grandina si vede meglio, cioè che fa con la mano questo simbolo, no? Questa evidenzia che cosa? Il numero 5. Ma il numero 5 in massoneria è un numero molto importante, perché il pentalfa massonico, la stella a 5 punte nel cerchio, che non c'entra niente con la stella del proletariato, è la struttura militare appunto della borghesia, perché nel pentalfa massonico l'interno della stella forma il pentagono. E la struttura militare degli Stati Uniti? Che forma c'ha? Il pentagono. Ma guarda che coincidenza, eh? E quindi ecco perché dico attenzione alle false bandiere, perché le false bandiere ci portano su cattive strade. Ci sono i famosi cattivi maestri, no? Allora, altra cosa interessante, seguendo il percorso di questi soggetti, è che si scopre, leggendo un articolo della stampa del 12 luglio 2007, che Toni Negri e Gianni Alemanno vanno insieme a fare le vacanze in un kibbutz israeliano. Uscito sulla stampa, non su Lotta Continua, che non è pubblicata questo tipo, no? Sulla stampa ti dicono che Toni Negri e Alemanno vanno assieme a fare le vacanze nei kibbutz israeliani. Cosa si va a fare nei kibbutz israeliani essendo un personaggio di questa portata? A giocare a briscola, a fare delle cose del genere, a scopone, non so cosa si va a fare. È una struttura socialista. È una struttura socialista comunista. No, è una struttura sionista. E siccome abbiamo visto prima che la decima Hamas ha organizzato, no, il terrorismo israeliano, le forze armate israeliane, che questi sono dati ormai americane, cioè la decima Hamas di Junio Valerio Borghese, quello della strategia della tensione, l'uomo del golpe, no? Del golpe, ecco, organizzava le forze armate, insegnava ai civili israeliani come diventare militari, ma militari della decima Hamas. Vuol dire essere culturalmente prima di tutto dei carnefici e dei fascisti, no? Perché la decima Hamas ti insegna a essere ciò, e difatti non è un caso che sono dietro alla strategia della tensione. Allora, ma non solo, ma proprio l'abilità manovriera di costoro, che sono sempre poi all'onore delle cronache, li porta anche a dire quasi apertamente che cosa sono. E in un articolo uscito il 21 maggio del 98 sul Manifesto, un gruppo altero raccolto attorno all'inchiesta operaia, questo era il titolo dell'articolo, per parlare del ruolo di potere operaio, no? E dice, il potere operaio dice, una specie di massoneria mozartiana, questo era Potò. E se Perino avevamo scelto una polonaise alla Chopin, tra di noi cantavamo il Don Giovanni di Mozart. Allora, Mozart è risaputo perché ha studiato la massoneria, apparteneva alla loggia degli Illuminati, una delle logge più importanti, no, del movimento massonico, tanto è vero che si fa riferimento agli Illuminati anche per quanto riguarda la gestione degli Stati Uniti d'America, no? E quindi cioè la massoneria ha un ruolo tosto. Voi pensate che, ad esempio, è talmente importante la massoneria che qui a Pisa esiste un personaggio molto famoso, non so se però si è conosciuto più, è famoso nella storia degli Stati Uniti, ed è un pisano, no? Che questo qui si chiama Filippo Mazzei, che c'è una lapide qui a Pisa,
E questo Filippo, diciamo, Mazzè, cosa ha fatto? È andato negli Stati Uniti, grazie all'unità di visione con la massoneria internazionale, è andato nei nascenti Stati Uniti e è stato uno dei costruttori della carta di indipendenza negli Stati Uniti. Quindi pensate come Pisa, una città notoriamente templare, no? Sia importante, perché qui i banchieri fiorivano, eh? La banca Warburg, conosciuta oggi col nome Warburg, è la trasposizione in tedesco di una famiglia pisana, dal nome di una famiglia pisana, di banchieri. No? Pisa ha dato il suo contributo alla creazione di un sistema che oggi critichiamo. Quindi il libro serve soprattutto per far capire che oggi, se si vuole costruire realmente un soggetto politico che ci difenda, bisogna avere le idee molto chiare su chi c'è stato amico, nemico, no? O a metà strada, no? Nel nostro percorso di vita e nel nostro percorso politico. Se vogliamo ricostruire un vero soggetto dobbiamo essere molto attrezzati. Quindi lo sforzo che abbiamo fatto noi per arrivare a conclusione è stato proprio questo, cioè le cose che vi ho detto, che vi hanno un po' sconcertato, sono farvi capire che queste persone fanno ancora politica. Molti di costoro continuano a fare politica perché sono l'elemento che dietro direzione della nostra realtà sociale. E se non ci liberiamo di queste scorie, se non ritorniamo alla parte positiva della nostra storia e quindi a delle buone pratiche, no? Non riusciamo a fare un salto di qualità. E per fare questo bisogna essere in possesso degli strumenti adeguati che derivano dallo studio, dal fatto che